Buonasera a tutti amici della pallacanestro, amici della Repico, da Luca del Favero. Siamo qua a Crema, terz'ultima giornata di regular season e ultima trasferta di stagione regolare per la Repico. La prossima trasferta sarà quella dei playoff, non sappiamo né dove, né come, né quando, perché anche il girone A con cui ci incroceremo è davvero ricco ricco di pathos fino all'ultimo. Oggi una gara importantissima, perché ricordiamo che l'obiettivo dei faentini è il quarto posto. Al momento troviamo Faenza e Padova a 34 con Cremona a 32. Faenza ha il doppio confronto a sfavore con Padova, ma a favore con Cremona, e in contemporanea ci sarà proprio Padova-Cremona, partita che ovviamente andremo ad analizzare e a vedere lo svolgimento durante la partita. Gara importante, la Repico che tra l'altro vedevo proprio poco fa ha già ottenuto il suo record di vittorie in trasferta in Serie B, è già 8 su 14. Vediamo se oggi riuscirà a chiudere 9 su 15. Vincere oggi sarebbe fondamentale, dopo ci saranno due gare casalinghe domenica prossima in casa con Lecco e sabato 20 aprile alle 20:30, il sabato santo, il giorno prima di Pasqua, giornata contro Bernareggio, giornata che si giocherà interamente tutta la Serie B alle 20:30, proprio perché è l'ultima giornata e poi da quella successiva via con i playoff. Repico che si presenta qui a Crema senza Gioacchino Chiappelli in campo, è invece venuto con la squadra a tifare a bordo campo. Le squadre si stanno per schierare, c'è tantissimo da dire su Crema, squadra davvero da un rendimento strano e anche da una stagione piuttosto sui generis, ma andremo a raccontare tutto dopo aver assistito all'ingresso in campo dei nostri beniamini. Carlo Fumagalli con il numero 2, Daniele Costanzelli con il 7, Jacopo Sirimbani con l'8, Giulio Casagrande con il 10, il capitano Mattia Venucci con l'11, Mattia Zampa con il 12, Marco Petrucci con il 13, Matteo Santini con il 21, Giorgio Sgoba col 24, Matteo Petrini col 25, Coccia, Massimo Friso con i suoi scudieri, Claudio Crespi e Emanuele Veloso. Andiamo a vedere invece Crema con il numero 0 Norcino, con il numero 4 Forti, il numero 6 Toniato, il numero 8 Enio, il numero 9 Giannoni, il numero 10 Dimeco, il numero 13 Legnini, numero 21 Benzi, numero 24 l'ex di turno Lorenzo Breghi, numero 32 Montanari, numero 35 Bissi, numero 40 Rotondo, allenatore Gianluigi Garelli. E ora tutti in piedi per l'appellino nazionale. Telecamere che sta tifando insieme ai tanti supporter faentini.
giunti anche qui a Crema. Intanto chiedo venia a Santini, che si chiama ovviamente Emanuele, non Matteo. Chiedo venia. Parlando di Crema, Crema squadra con 16 punti, molto molto probabilmente chiuderà al terz'ultimo posto, di sicuro disputerà i play-out, ha un rendimento piuttosto strano perché qui ha vinto soltanto due delle 13 partite disputate, ma soprattutto ha cambiato tantissimo rispetto alla gara d'andata dei quattro giocatori. Sono arrivati Paolo Rotondo, giocatore di grandissima esperienza che Garelli ha avuto a Forlì l'anno della promozione, stagione 2015-2016, è arrivato da Chieti. Il playmaker Francesco Forti, arrivato da Cecina con un passato anche ai Tigers. Lorenzo Brighi, come dicevamo poco fa, scorso anno a Faenza e senza squadra, free agent, fino a quando appunto non ha firmato con i Lombardi. L'ultimo nuovo arrivato è Manuel Dinecco, arrivato da Domodossola, un centro classe 97, quattro acquisti, perché ricordiamo gli acquisti possibili sono tre per quanto riguarda i senior, ma è libero il mercato degli under, infatti l'ultimo arrivato è proprio Dinecco, che è un 97, ovvero under. Sono andati invece via Luca Pedrastani, andato a Pescara, Igor Biordi è andato a Porto Sant'Elpidio, entrambe formazioni di Serie B, e anche Andrea Sorrentino, ma questo è un discorso a parte perché mancava già l'andata nel match vinto dalla Recchico 87-79, in quanto aveva un infortunio piuttosto serio e piuttosto lungo nella tempistica del recupero. Allora ha deciso di comune accordo con la società di rescindere il contratto allenatore, come detto Gigi Garelli, che ha preso il posto di Paolo Lepore. I precedenti vedono Faenza vincere 3-2, ma ha sempre vinto in casa e ha sempre perso qui a Crema. Non è un campo fortunato, però visto che quest'anno abbiamo già sfatato quello di Desio, ovviamente cerchiamo il vice. È sempre Lombardia, sempre una squadra nelle ultime posizioni, speriamo davvero che possa essere di ottimo auspicio. Sicuramente vedendo le facce dei nostri giocatori mi sento di dire di sì. Arbitri del match Coppia Veneta, Enrico Dorazio di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, e Mattia De Ricco di Venezia. Dicevamo appunto di quello che accadrà oggi: oltre a Crema Faenza alle 18 si gioca a Padova Cremona, ma anche Lecco Vicenza, importantissima per i playoff. Ieri sera 5 partite importantissime, Milano ha battuto Rosinuovi, ha riaperto la gara, la lotta in vetta, con Rosinuovi che si è fatta agganciare da Cesena, che ha battuto dopo un supplementare a Reggio Emilia, poi Bernareggio ha vinto a Lugo, Olginate ha fatto il colpo grosso a Ozzano, se Olginate che Bernareggio sono salve, ma Bernareggio ottava, può andare ai playoff che sono praticamente cosa fatta per la San Vendemiano dell'ex Perin, che avendo battuto ieri sera Desio ha condannato Desio alla retrocessione in C-Gold. Questo in pratica è l'unico verdetto certo del campionato, e sarà così anche al termine di questo incontro. Questo vuol far capire che le ultime due giornate saranno davvero apertissime. L'altra novità del giorno, salutiamo Matteo Piani, rimasto a Faenza per problemi fisici, che ci guarderà sicuramente, ma insieme a Andrea Baccarini al tavolo. 43 secondi all'inizio, musica, la cavalcata delle valchirie, robe simili, già non eravamo carichi, siamo diventati ancora di più, si danno tutti e cinque, giocatori di Faenza, giocatori di Crema che ha la solita maglia viola e nera. Non si vedono benissimo i numeri, quindi chiedo già venia in partenza. Faenza in campo con Sirimbani, sgobba Peluzzi, Peluzzi dall'altra parte, Preghi, Egli, Forti, Rotondo, e vediamo l'ultimo già.
la pressione. Tognato. Curiosità, direttore dei conduttori di Montanari, signora marcatore di Crema, non è toccato domenica scorsa per un problema muscolare, non è partito il quintetto, potrebbe non essere della partita, ma è comunque in panchina, vedremo cosa accadrà. Silimbani, primo possesso nelle mani della De Chico con Fumagalli che va ad orchestrare il gioco. Dunque chiamavo Fumagalli, Venucci, Petrucci, Silimbani e Sgobba. Che vuole vincere assolutamente questo incontro. Venuti, prova a entrare fuori dal fondo, fondo fuori per Petrucci, tre punti con una tripla. Ora Forti va ad orchestrare il gioco per Brighis, di lui Fumagalli, fuori per Enie, giocatore esplosivo fisicamente, molto interessante. L'andata fece molto bene, poi Tognato scarico per Forti, 5 secondi per un tiro, la tripla! Forti! Non semplice, perché davanti aveva Silimbani, davvero un inizio ai 100 all'ora, veloce Silimbani, Sgobba prova a entrare, scarico per Petrucci, ancora il braccio, arma! Ancora il braccio Petrucci, due triple su due! Marco Petrucci che sta davvero giocando una grande stagione. Devo fare intanto di Mattia Veloci. Sentite le cose che esultano, che tifano ancora Forti, questa volta c'è l'errore, bella da fuori di Silimbani, va a va a recuperare il pallone, lo porta su Fumagalli, grande tipo, ben meno che 20 passato di questo primo quarto, Venuti prova ancora la tripla, l'errore, e va a recuperare palla, solo maglie, Viola, Brighi, i due spigoni sotto per Rotondo, bello il movimento di Rotondo, questi sono i suoi canestri, giocatore che diciamo si sposa a meraviglia in un gioco molto veloce e aggressivo come quello di Crema, perché ha un terminale offensivo, non è veloce ma è tremendamente efficace, come efficace adesso Tognato, l'ex giocatore di Rimini, arma tattica importante, è un 2-3 ma si può giocare anche da 4, davvero importante, poi bravissimo Sgobba a anticipare Brighi, a recuperare il pallone, davvero un inizio scoppiettante, Venucci per Petrucci, Fumagalli, ancora Silimbani, Venucci, su di lui Tognato, blocco di Silimbani, gioco a due con Silimbani, non va, e va il pallone nelle mani di Forti, bravissimo ad entrare Forti, Fumagalli ci mette la manona e non va, è vero, minuto e 40, come si dice, Sgobba contro Niente, come l'aere, la finita Sgobba è sfortunato perché la palla non va nel cesto, Brighi dall'altra parte contro Fumagalli è corto, rimbalzo ancora Recchico, 3 minuti esatti trascorsi del primo quarto, 6-5 Recchico, sicuramente con atteggiamento che era quello che chiedeva coach Friso, da Recchico ha risposto presente, Fumagalli fuori per Silimbani, Venucci è da 3, Venucci spara, il capitano si parla solo col linguaggio delle triple in casa Paentina, 5 per Crema, 9 Recchico, Silimbani va a commettere un fallo su Rotondo. Movimento di Rotondo è corto, ma molto bene Silimbani, buon approccio alla partita, quello che resta è il pericolo numero uno, Rotondo, Silimbani, Sgobba, tenta il tiro, poi però preferisce passarla, Venucci entra,
forse c'era anche fallo, ma magari va a recuperare questo pallone dalla spazzatura. Stoppa! Due punti! 5-11 più 6! Lotta su ogni pallone, Faenza. Ed è quello che si voleva. 5-11, ennesima palla recuperata da Faenza, da Silimani, che prova a entrare in movimento di Sini, scarico per Petrucci, prova a entrare Petrucci, scarico per Scopa, e Sisla, Scopa, timeout, obbligato di crema, minus Toglioni, per questo Arricchito, 5-14, grande avvio di gara, a 5-32 dalla fine, 4 triple. Ottimo avvio, andiamo a vedere anche un po' i numeri. Aggiornati in questo momento 4 su 5 da 3, 1 su 4 da 2. 5 a 3 rimbalzi, sinceramente qualcosa gli addetti forse si sono dimenticati, perché mi sembrava fosse un dominio maggiore di Faenza, ma a me piace molto 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 la statistica dei 4 assist. Questo vuol dire che 4 canestri sono nati proprio da passaggi, quindi da azioni corali. E ripeto, era quello che ci aspettavamo e chiedevamo. A Faenza, 5-32. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa nei due tempi, no? Quello di Faenza, direi neanche dall'altra parte. Continuano a fidare i 5 che hanno iniziato il match. Toniato fuori per Forti, Venucci su di lui, prova la tripla, Toniato corta, Silimbani. Petrucci recupera palla, bravissimo Petrucci, fuori per Venuzzi, in transizione, il capitano! 5-17, mamma mia! Mamma mia! Seconda tripla, Forti! E risponde con la stessa moneta, 8-17! Più 9, Rechicco, 4-40 alla fine del primo periodo. Slalom mezzo, Fumagalli in libertà, peccato, peccato. Ferroli ha detto di no, 4-30 alla fine. Righi, palla in mano. Venucci, rotondo. Su Forti, bello il movimento di Forti, che ha segnato 8 dei 10 punti. 10-17. Poi palla recuperata da Crema. Entra Zampa al posto di Fumagalli. Franco Bollarsi su Forti probabilmente. Esatti, alla fine del primo quarto, Forti che adesso tiro obiettivamente difficile, c'è l'errore, c'è il ripasso di Faenza, Petrucci, Petrucci, Zampa, fuori per Scopa, buona azione corale, carico per Venucci, chiama lo schema, buona la difesa di Crema, Silimbani contro Enie, prova a entrare, Sili, corto! Va a recuperare il pallone, peccato perché era scivolato il suo marcatore. Venucci, 3.29, 13 secondi per imbattere l'azione, 12 adesso, Zampa. Venucci prova a entrare, fallo, non buono canestro, vediamo di chi. Primo fallo di Forti, primo fallo anche di
Crema 2-1. Computo dei falli per la Recchia. Silimbani e Venucci. Venucci per Petrucci, 3-20 alla fine del primo quarto. Silimbani, gran gioco, 2 con Venucci, viene sotto, prima frena, poi appoggia, 9 Recchico, 10-19, 8 punti di Venucci che raggiunge forti. Sono loro i due migliori marcatori del match, Toniato, Totti e Petrucci, allarga un po' le braccia con Frigo. 2-50 alla fine, Petrucci contro Toniato, è fallo di Petrucci, di Toniato, chiedo scusa. Chiedo scusa, mi sembrava fallo di Petrucci. 2-2 il corpo del palle, il primo fallo anche di Toniato. Sempre più 7 Recchico, Venucci fuori per Petrucci, prova ad entrare, bel movimento allo scadere dei 24, 12-21, ancora più 9. Ricordiamo il massimo vantaggio di 17-5 di poco fa. Rotondo, Silimbani fa buona guardia, strappa il pallone Petrucci e poi fallo di Rotondo. Secondo fallo di Rotondo. No, primo fallo di Rotondo, scusate. Sono confuso. 2-13. Il pallone prima. Tra l'altro l'ottima postazione fornitaci quest'anno da Crema per la diretta Facebook ci permette di avere davanti il tabellone, quindi potete usufruirne. Silimbani, fallo di Enie. Tanto Cremona sta vincendo 16-13 a Padova. Andremo a vedere anche cosa succede a Lecco. 1-54. Venucci. Petrucci. 5 secondi per costruire l'azione. Venucci. La tripla la sbaglia. Petrucci è un leone. Oggi Petrucci è un leone. È un leone, 1-35. Prova a entrare Venucci fuori per Petrucci che si incarta, eh sì. È stato sfortunato perché ha perso il pallone, dopo ovviamente distinto lo ha ripreso, l'infrazione era nettissima. L'arbitro che tra l'altro era vicino, non poteva far altro che recuperare, che fischiare. Brei, fuori per forza. E poi l'attacco di Rotondo. Entra a Casagrande, esce Sgobba. I piani di Crema, due falli abbastanza banali di Rotondo, non sono da lui. Silimbani la romeggia e poi la mette nel cesto anche Sili. 12-23 più 11, è una sinfonia di squadra quello che abbiamo visto nel primo quarto da parte della Recchico, davvero uno dei quarti più belli della stagione. Silimbani contro Rotondo, secondo fallo di Sili.
Entra Costanzelli, ovviamente ricordiamo che dal lato dei lunghi per la quarta partita consecutiva si deve fare una di cappello. 12-23, è rimessa dal fondo, affidata a Lorenzo Brighe, e niente, questa grande figura. Va per Forti, bravissimo a recuperare questo pallone, rotondo, entra, tiro difficile, nel traffico Toniato, c'è il fallo di Costanzelli. Due liberi per Toniato. Quarto fallo di squadra per la Recchico, invece è già bonus. Segna il primo Toniato, è il suo terzo punto, 13-24. Sbaglia il secondo, Costanzelli recupera il pallone. Non sarà ultimo possesso per la Recchico perché c'è discrepanza di circa un secondo, ne mancano 6 alla fine della prima frazione. Veloci, bello il movimento, poi sbaglia. 8 secondi per Crema che ha la possibilità di prendere su questo tiro. Sbaglia, termina il primo quarto sulla 13-23 per la Recchico. Una gran bella Recchico. Piaciuta molto per atteggiamento. Andiamo a vedere intanto cosa succede sugli altri campi. Cremona vince alla fine del primo quarto 22-16 a Padova, e come qui a Crema Vicenza vince a Lecco 23-13. Ricordiamo che Padova e Faenza sono appaiate a 34, a 32 c'è Cremona, e Lecco e Vicenza invece sono a 26, si giocano quello che con tutta probabilità è l'ultimo posto nei playoff. E ecco, settimana prossima verrà a Faenza nella penultima giornata di campionato. Andiamo a vedere un po' di numeri. Quattro su 10 da 2, 5 su 7 da 3, 11 a 6 rimbalzi, 6 assist, 3 palle perse. Veloci e Petrucci, il migliore dei realizzatori, 8 punti a testa, 2 triple a testa, 2 su 2 di Petrucci che ha statistiche immacolate, 1 su 1 da 2, 2 su 2 da 3, 3 rimbalzi. Dall'altra parte invece Mattatore Ford, in campo Norcino esordisce, attenzione che è un tiratore molto molto temibile. Abbiamo Enie, Norcino, Forti, Di Neco, andiamo in diretta prima di andare a vedere il quintetto. Frazione probabilmente di passe, Nie prova un tiro un po' difficile e la palla va nelle mani di Faenza. Faenza in campo con Zampa, Fumagalli, Sgobba, Casagrande e Petrucci. Fumagalli va
Casagrande, tiro corto, pure nel traffico, sgobba, prende il rimbalzo, mette 13-25, di nuovo massimo vantaggio, toccato più 12. Inie, Norcino prova la tripla, lui ce l'ha, sbaglia. Dunque Toniato, Norcino, Enie, Forti e Di Mecco. Prova quindi con Di Mecco a vedere se riesce ad avere più impatto sotto canestro di un rotondo che non ha fatto benissimo definitivamente fino ad ora. Fumagalli, l'errore poi Casagrande, c'è la maglia tiratissima da parte di Norcino. Primo fallo per lui, primo fallo anche di squadra, 1.15 intanto passato. Fumagalli alla rimessa dal fondo. Casagrande, Fumagalli. Fanno su Fumagalli. Fumagalli di Di Mecco. Crema a contenere l'attacco di Faenza. Petrucci intanto, Fumagalli per sgobba, prova ad entrare, lo scazzone, chi sgobba, nono punto, massimo vantaggio, e diventa anche il miglior realizzatore con 9 del match, con 9 punti. Poi qui c'è un'autostrada. Obiettivamente possiamo concederlo una disattenzione. Petrucci lotta all'arma bianca, trova due punti incredibili, volutissimi, 15-29. E Di Mecco va a trovare i suoi primi punti. Time out del Chicco. Lo aveva detto in settimana che questa soluzione, Coach Frizz lo aveva detto in settimana, che era una soluzione molto, mi piace molto a Crema quella di dare il passaggio stile baseball, come si diceva, una volta, per poi andare a segnare subito senza perdere secondi. Ed è stata punita la rechicco, e allora giustamente Coach Friso va a redarguire i suoi. Si entra in campo dunque Enie, Toniato, Norcino, Di Mecco e Forti. Da una parte, dall'altra, Venucci, Fumagalli, Petrucci, Casagrande e Sgobba. 7.50 all'intervallo, o meglio 2.10 trascorsi di questo primo, di questo secondo quarto. Fallo di Di Mecco su Sgobba, secondo fallo. Sgobba non è certamente un rebus facilmente risolvibile. Qui si è aggrappato un po' Di Mecco a Sgobba, non credo proprio ci fossero gli estremi per un fallo antisportivo, assolutamente. 17-30, 2-2, 11 punti, sempre. C'era Chicco. Poi da sotto va Norcino. Quasi Di Mecco. 19-31.
Cervelli non l'ha presa benissimo. Esce Petrucci, tra gli applausi entra Zampa. Uno a 19, Benucci mette la mano sul suo avversario e il pallone non arriva neanche al ferro. Poi Norcino, fallo su di lui. Casagrande, 4 falli per Crema, 1 per Faenza. Forti per Norcino. Di Meggio che resta in campo nonostante i 3 falli. Cognato sbaglia, sgobba, sfortunata Crema. 6.40 di Cavalli, Magalli va sull'acceleratore e riesce al campo. Preso, va a dire a Fumagalli che poteva anche scegliere una strada differente, non puntare al canestro ma allargarsi un pochino. Si riprende, palla a Forti, Norcino, Menier, ancora Norcino, Menier, Magalli, buona guardia su di lui, passaggio per Forti, ha rischiato grosso, poi c'è fallo di Zampa sul Cognato. Meccanismi difensivi non per segna il primo Toniato. Due su due, esce Forti, entra Gianninoni. Che all'andata si dà del canestro importante, classe 99 di scuola Virtus Bologna. Fumagalli sgobba, libero da tre, tira, sbaglia ed è rimasto male alle mani di Cognato. Ha acquisito maggiore sicurezza Crema a una parziale aperta di 4-0. Di Mecco prova la tripla, l'errore in Ebra e un grandissimo rimbalzo. Trova il modo migliore per andare a segnare il solito punto. Sgobba e invece lui va a mettere il 13° personale. 23-33. Fallo su Menucci, non è fortunato perché non c'è il canestro. Quarto fallo di Di Meco. Time out Crema.
più 7 Rechigo, dunque dimezzato il vantaggio. Andiamo a vedere cosa succede intanto sugli altri campi. Andiamo a Padova, 31-24 per Padova a metà del secondo quarto. Alecco invece, Vicenza vince 31-26, anche qui siamo a metà del secondo quarto. Certo, questo quarto fallo di Mecco. Cade la qualità. Cade la qualità, però un po' acerbo. E lui ci ha fatto bene a puntarlo. Ed è andato proprio a mettere il quarto fallo. Andiamo a vedere intanto. Vinucci, Zampa. Ah, antisportivo, cioè tecnico, scusa, no, non è, scusate, sono io che ho le tre regole, ovviamente vanno a sistemarsi. Vinucci sgobba Jacopo Silimbani, Petrucci e Zampa da una parte, dall'altra abbiamo Enie, Lorsino, Forti, mette il primo Vinucci. Bella palla per lui, peccato, poi sgobba, va a catturare il suo quinto rimbalzo. Zaninoni fuori per Silimbani. Vinucci, 10 secondi per costruire l'azione. Vinucci prova a entrare, peccato, tutto bene, sfortunato. Ma comunque battuto, conferma il fatto che quando Faenza penetra Crema fa un'enorme fatica. Zaninoni si prende la linea di fondo, scarico fuori per Brighi, prova la tripla Brighi, ci mette la manona Petrucci e poi nel traffico l'ultima toccata si rimbalza. Bravo Zaninoni che alla metà di Cile ha giocato con un po' di esperienza, nonostante sia molto giovane. Norcino, il terzo, questo è un tiratore quando è in striscia, è da tenere più che controllato. Petrucci sotto per sgobba, ultimo tocco questa volta è di Zaninoni. Bravo anche in questo caso a anticipare sgobba, che smancia notevole tra i due. Sgobba 3.40 all'intervallo. Zampa prova a entrare, non c'è, no. Obiettivamente è giusto, speravamo nei panni di Zampa, l'arbitro non l'avesse visto, ma obiettivamente era un'azione. Brighi perde palla, Zampa la recupera, poi la rirecupera, vediamo cosa succede. Fallo probabilmente di Brighi. Fallo di Brighi? Sì, due liberi, primo fallo. Però vedete cosa voglio dire quando alle partite ci si approccia e sia la mentalità giusta. Zampa ha perso in pratica un pallone, ma non ha assolutamente risentito, è andato dall'altra parte e si è subito guadagnato due liberi. Quello che hai pazienza, ha sbagliato il primo, ma è assolutamente quello che è fondamentale. Ha
sbagliata anche il secondo. Ma sì, hanno fatto veloce la prossima volta, però va equilibrio. Terzino va a prendersi il tiro, l'errore sgobba il rimbalzo per Venucci. Tre esatti all'intervallo, 7, sempre le chicco, oh, sotto Venucci, scivola Venucci, forse c'era anche un contatto, Cognato si è andato dall'altra parte, fuori Gianinoni, e la prima di Nieniere, 31-35. Time out giustissimo di coach Friso, calo Recchicco, merito di Crema ovviamente, e oltre a trovare canestro e anche più aggressività e aggiungerai anche malizia, perché obiettivamente sta iniziando un pochino più a farsi sentire. Andiamo brevemente a Padova, dove Padova vince 34-27 su Cremona, mentre Vicenza vince di 7 a Lecco. Lecco che ricordiamo domenica prossima alle ore 18 arriva a Pallacantani. Allora, tanto per la Crema, Sertoniato, Preghi, Meniere, Dorcino e Gianninoni. Dall'altra parte, Fumagalli, Venucci, Silimbani, sgobba il Petrucci. Parte 35-31, 2-43. Non ho capito cosa il primo arbitro d'Orazio sia andato a dire a coach Friso. Non era assolutamente un richiamo, era un suggerimento logistico. All'arma bianca tra Brighi e Petrucci si lotta, Venucci prende palla, c'è fallo su Venucci, fallo di Toniato. Si va in lunetta. I punti messi nel paniere. Tocca, sgomba e sono due punti. Di Faenza, secondi alla fine del primo tempo, e errore Venucci, tempo per la palla, il time out è servito molto a Faenza, mi sembra più pimpante se non altro. Venucci è un'autostrada, Venucci la percorre a tutto gas, 31-40 più 9.
5-0 di break, Recchico 40-31, Menie, una dieta alla fine, Corcino, fallo di sbocco, primo fallo per lui, Faenza ancora un po' fuori, un po' lontana anzi dal bonus, e Cecilia entra a casa grande. 10 Casagrande. Dunque va Sgobba in pratica a fare il pivot in questo momento qui. Messa crema, Norcino. Magari Sgobba gli dà la possibilità di tirare con magari due sogni e di passi difensivamente, un piccolo capolavoro. Eni è in forma, Eni ha del fisico, cosa fare? Andare a raddoppiarlo e trarlo in inganno, davvero piccolo capolavoro difensivo firmato dalla Recchico. 46 secondi alla fine del primo tempo, venuti fuori per Casagrande. Sgobba è libero, si fa ingolosire Sgobba, l'errore, Casagrande sbaglia, riparto di Brighi, 35 secondi, Venucci quasi di ruba palla, Toniato prova a entrare, Toniato, primo fallo di Fumagalli. Possibile gioco da tre punti. Sbaglia, riparto di Petrucci. 20 secondi alla fine, ma c'è la discrepanza di un paio di secondi. Inizia alla fine, Petrucci, bravissimo, Brighi. Bravo Brighi. 6 secondi e 7 alla fine del primo tempo, 5 quelli del Recchico per costruire l'attacco. Recchico che conduce di 7 lunghezze, 40-33. Venuti fuori per Fumagalli. 3 secondi, Venucci, sbaglia, rimbalzo di Fumagalli, non va. Finisce dunque il primo tempo, 40, tra poco per la seconda parte di gara. Quattro 24 all'intervallo, 40-33 per la Recchico, un'ottima Recchico direi, che ha fatto davvero molto molto bene raggiungendo il massimo vantaggio di 14 punti. Vedete, si però può ridurre a 4 il vantaggio per una, più che altro un merito direi di Crema, perché davvero ha spinto sull'acceleratore trovando punti importanti con Norcino e con Toniato, ma anche la regia di Gianninoni ha davvero fatto vedere ottime cose. Andiamo a vedere cosa succede. Successo negli altri campi nel primo tempo, 40-33 dunque qui a Crema, 38-34 Padova su Cremona e 38-30 Vicenza che vince a Lecco. Tutto pronto, le squadre che si stanno scaldando, tanto pubblico anche di
Faenza, ultima trasferta. Pronta la tifoseria ad andare in giro. Per i playoff non si sa davvero ancora molto, si può ipotizzare qualcosa, ma sinceramente si fa una gran fatica a dirlo. Potrebbe essere, forse visto quello che sta accadendo, forse una tra Vigevano, San Miniato o San Giorgio in Legnano, però poi ci sono altre formazioni come ad esempio Alba che potrebbero arrivare, da dietro, perché ad esempio di sera Varese ha battuto la capolista Piombino, Varese che era una sorta di limbo tra il nono, decimo posto e il playout. Dunque può succedere di tutto, come può succedere di tutto anche in questo girone, ma tanto è nelle mani di Faenza, perché vincendo oggi si metterebbe davvero in un'ottima posizione per conquistare il quarto posto, che ricordiamolo darebbe la possibilità di avere il fattore campo a favore nei playoff. Primo turno, squadra in campo, anzi squadra in campo, finora c'è solo l'Arecchio, Scoppa, Petrucci, Silimpani, Fumagalli e Verucci. Petrucci va a parlare con il primo arbitro Dorazio, forse per quel paio di interventini di Breghi di lui negli ultimi minuti. Dall'altra parte invece vedo Rotondo, Forti, Toniato. E l'Orcino. A questo punto qui credo che sia quasi scontato che Montanari, ma anche Legnini, che non ha giocato settimana scorsa contro Cremona, penso sia scontato che non siano disponibili. Comunque, concentriamoci. Fumagalli per Venuzzi. Petrucci. Fumagalli. Venuzzi. Arma al braccio, la tripla, l'errore. Lui in basso. Tiro tondo che deve un po' riscattare un primo tempo non certo positivo. Si è messo più in luce per i falli. Torcino prova la tripla, l'errore anche per lui. Silimpani va a catturare il rimbalzo, sono 24 a 18 rimbalzi in favore di Faenza. Magalli, Venuzzi, Coppa, Magalli, prova a entrare Silimpani, la tripla di Sili, quinto punto per Silimpani, 3-3. 4-3, più 10. Bravo Toniato ad entrare, però poi sbaglia e Petrucci nel traffico fa toccare per l'ultimo al pallone. Dunque è rimessa dal fondo. Prima sgobba, poi un giovane Dorsino. Rotondo contro Silimpani, cade Rotondo, perde palla, aveva secondo me commesso anche infrazione di passi. Fatto sta la rimessa è per Faenza, e anche qui mi sento di dire che la difesa di Faenza ha
fatto un'ottima cosa. Sgobba la rimessa per Veloci. 1-20. Trascorso nel terzo quarto, Magalli. Sgobba. Petrucci. Silimbani per Venucci. Gioco a due con Silimbani. Bel movimento di Sili. Sfortunato. Poi recupera la palla Sili in qualche modo. Non spiegatemi come. Anzi, non chiedetemi come. Spiegatemi come. Silimbani fa la differenza. 5 secondi, come dice giustamente Maccherini. Vince Agreste, 5 secondi per ripartire l'azione. Silimbani prova ad entrare, 2 punti! Versieri! 3-3, 4-5. 5 punti filati di Silimbani, torna a più 12, l'Arechico, Norcino, non si capisce con niente. Sono trascorsi. Arechico sembra adesso avere, ha ripreso un po' l'inerzia. Petrucci entra, Petrucci sbaglia, poi Rotondo recupera il rimbalzo, affida il pallone a Antoniato. Forte Magalli contro Rotondo. Prova adesso Toniato la tripla con l'aiuto del ferro. Però quando sono trascorsi quasi 3 minuti, Fumagalli! Non se l'aspettava Rotondo. Attenzione perché il terzo fallo quasi se ne vale. Lucino è un giocatore che tira da tre, anche occhi, fa canestro anche occhi chiusi. E la Repito 3 è semplicemente dimenticato. E giustamente lui mette dentro il suo decimo punto, se ne vale intanto contro Rotondo, chiede il fallo. Anche qui bravo Silvio, a parte del Rotondo. Non è andata però dentro. La conclusione forte. Non ci pensa su, la palla va addirittura sopra il canestro, il tabellone. 4 minuti sono trascorsi di questo terzo quarto. Blocco, Venucci, Sgobba, Suenier, Sgobba, c'era probabilmente fallo. Pari del traffico, ancora errore, poi la palla per Forti, peccato perché aveva un'ottima occasione per il Norcino, per il niente, i due non si capiscono. Norcino sembra che in certi ambiti abbia una doppia velocità rispetto agli avversari. Non riescono i due a provarsi. Venucci dato due volte, Sgobba, Silimbani, la tripla di Sili, corta. Il
grande per Silimbani, 7-6 è il computo dei punti in questo periodo. Siamo quasi a metà del terzo quarto, con proprio doti realizzative perfette. Pericolo pubblico, secondo fallo di Casagrande. Sono 12. +1 Toniato. Arbitri danno palla a crema, non so, sinceramente non ho visto, veloce forse di no, gli arbitri erano più vicini di me, quindi mi devo e giustamente mi fido di loro. Scobba. Adesso attenzione perché è cambiato radicalmente il metro, nel senso che se a fine del primo tempo venivano fischiati anche i sospiri, adesso sia fatta con la rettifica. Rotondo sbaglia, Petrucci va a recuperare il rimbalzo per dire veloce, forse volando, sgobba veloce, 4:30 alla fine del terzo quarto, più 5 rettifico, sgobba, prova la tripla, sgobba l'errore e niente. Palla per forza, tre a tre fanno, Bernardo Chico, rotondo, contro sgobba, errore di rotondo, sgobba prende il rimbalzo. Attenzione a rotondo, me lo ricordo molto bene a Forlì. Un giocatore davvero d'esperienza, sgobba, fallo! Fallo di rotondo, incredibilmente non fischiato, forte dall'altra parte, segna, time out, ma non ha senso davvero questa non fischiata, era fin troppo palese. Comunque va a parlarci su Coach Friso, ma andiamo a vedere cosa succede sugli altri campi. Vediamo che si gioca a Padova, ed ecco, Padova ha preso largo a metà del terzo quarto grazie a un break di 11-0, più 15 su Cremona, e anche Vicenza ha preso largo, più 12 al 26esimo. Vediamo cosa dice Costrito, allora ho detto Costrito e soprattutto quello che ha detto l'entrato nelle teste dei giocatori. Fumagalli, Venucci, Casagrande, Scoppa, Petrucci, Venier, Toniato, Rotondo, Norcino e Forte. Giustamente è un quintetto questo che ha dato ampie garanzie. Fumagalli in linea di fondo, Fumagalli poi fuori per sgobba, prova a entrare, sbaglia, sfortunato sgobba, più 3 Recchetto. Forte rotondo, perde palla, ma Norcino riesce a recuperarla, rotondo contro Venucci. Fallo di Fumagalli. Secondo fallo. E si scappa in trasile. È fallo.
3-10 alla fine del terzo quarto. Venucci arma il braccio, il capitano, l'errore, però che Crema non commetta mai nessun fallo mi sembra abbastanza incredibile. Forti, sbaglia Venucci, 4-0 i falli per l'Arecchio, che mantiene un possesso di vantaggio di un 3, 4-7, 4-4, Fumagalli, piazzato di Fumagalli, l'errore, forti, non segna neanche la rispetto di la verità. Prova forti, sbaglia, poi in qualche modo fortunato a Faenza perché la palla va a finire il tabellone, va nelle mani, Fumagalli chiama lo schema, chiama anche la calma, casa grande, che mi pare. Fumagalli, che mi pare. Arma il braccio, Sele! Vale! 4-4-50, bomba di una importanza capitale. Forti, rotondo contro Silimbani, occhio Seli che ha i tre falli, rotondo si prende il, la linea di fondo, mette i due punti, ma va bene così, non poteva Seli assolutamente sprecare un altro fallo e andare a 4, bene così. Fumagalli fuori per Casagrande, ancora Casagrande, la tripla, primi tre punti, 4-6-5-3. Svegliato la trailer e chiudo più 7. Un po' di pulizia. Venucci va a parlare con il primo arbitro. Zampa al posto di Venucci ed è entrato Sbreghi al posto di Norcina. E 1.23 la fine. Sempre 4-0 il computo dei falli per Crema. Breghi sotto Pertoniato. Breghi sbaglia la tripla. Poi nel traffico l'ultimo a toccarlo è un giocatore di Crema, anche in questo caso qui io mi fido degli arbitri. Grande reazione di Padova, più 19 con Cremona, un risultato che potrebbe estromettere Cremona dalla corsa per il quarto posto, ma l'Arecchio deve solo pensare a vincere questa partita. Siamo entrati nell'ultimo minuto, 57 secondi. Fumagalli, il piazzato di Fuma. Sì! Come il tuo inferno! 4-6-5-5, più 9! Sotto per 2 secondi, un secondo Cognato, un signor canestro, un signor canestro, ma una signora azione, davvero bellissimo questo schema. Probabilmente Fumagalli, fallo di Forti, ora che il primo fallo di Crema del quarto arrivi a 6 secondi e 5 dalla fine, vabbè. Comunque, 55-48 esce Sini. Ottimo Sini perché 8 punti di grandissima importanza.
e 6 secondi dunque per l'azione per Faenza. Fumagalli, ma il tocco è di Crema, dunque palla ancora Recchicco, però mancano 4 secondi e 8 decimi. Più 7 Recchicco. Fumagalli si gira, tira Fumagalli, errore, poi finisce il terzo quarto, 48 a 55 Recchicco. Che non fosse una passeggiata lo si sapeva, si è visto, se ne è avuta conferma. Dunque 15 pari è terminato in quanto riguarda i punti segnati, 8 su 17 per Faenza da 3, 33 a 29. Poi la pallacanestro è bella perché basta vedere un po' di numeri per capire tante cose, che è ritornata in partita anche grazie appunto al discorso dei rimbalzi Crema. Ora sotto solo di 4 come rimbalzi, sottolineo ovviamente. Intanto alla fine del terzo quarto Vicenza vince di 8 a Lecco 53-45, mentre Padova sta battendo Cremona 59 a 43, ma è qui a Crema, è qui a Crema che si decide la stagione della Recchicco, o buona parte della stagione per quanto riguarda la lotta al quarto posto, che ricordiamolo sarebbe un risultato storico per noi. Silindani, Petrossi, Scotta, Fumagalli e Zappa dall'altra parte, Preghi, Rotondo, Enie, Forti e Toniato. Diciamo che non voglio assolutamente sostituirmi a Coach Garelli, ci mancherebbe, ma anch'io punterei su questo quintetto perché è quello che obiettivamente ha dato le maggiori garanzie. Sopra solo di 3, 2 punti invece è la conclusione di Toniato, sono 17 per lui, 50-55. Petrucci, il piazzato di Petrucci, 12. Diciamo brutta per quanto riguarda i falli per Faenza, perché ne hanno due Fumagalli, due Casagrande, due Zampa, due Scopa, tre Silvani. Dall'altra parte ci togliamo 4 di mezzo, poco nulla. Rotondo si gira, tira Petrucci. Secondo fallo. Due liberi per Rotondo. Quinto punto per lui, segna il primo, 5-1, 5-7. Questo due. E 5
Recchico. Zampa. Petrucci Toniato. Contro Enie, fallo probabilmente si scordi Enie, l'arbitro non ravvisa, ma fa bene comunque che Crema a giocare in questa maniera rude, perché tocca intanto la festa, la riga Brighi, palla persa, va giustamente Friso a parlare perché Enie ha usato il corpo, in realtà è molto ben piazzato fisicamente, perché fa bene a usarlo, però a mio avviso eravamo un po' oltre. Comunque ripeto, Crema fa benissimo a giocare in questa maniera. E adesso, visto che il detto è chi compensa sbaglia due volte, fallo a Enie, e stavolta non c'era il fallo di Enie. Secondo fallo per lui. 2-2 il computo dei falli in questo primo minuto 50 dell'ultimo quarto, sempre più 5 l'equipo, magari fuori per Sgoppa, prova ad entrare Sgoppa in e lo stoppa, bravissimo, qui è un gesto atletico prossimo di Enie, deve dire nulla a Sgoppa, sognato, Enie da 2, fallo di Rotondo probabilmente. Terzo fallo. E se Petrucci entra veloce è un arbitraggio particolare, nel senso che non mi sento assolutamente di dire che non mi abbia soddisfatto, non mi stia soddisfando. Stanno guardando entrambi gli arbitri davvero le minime cose, a volte facendole andare. Cirimbani, arma la tripla, peccato, di poco non entra, tornato il rimbalzo. Dicevo, a volte copiano, guardano dei sospiri, altre volte invece no. Questo invece c'era tutta la vita. Il quarto fallo di Cirimbani, questa sì. Questa sì, che è una brutta notizia. Entra Costanzelli al posto di Sili, Costanzelli ha un fallo, dunque può spenderne qualcuno, prende, si gira, tira, errore, Nie, prova forti, errore, Rotondo. Crema sta facendo molto bene a rimbalzo in queste ultime azioni. Costanzelli contro Rotondo, 5 secondi per un tiro, Daniele commette fallo. Questo quarto periodo sembra essere una vita, prova a entrare contro Sgoppa, Sgoppa fa buona guardia, Brighi, bel tiro però, errore, poi la palla va ancora nelle mani di Forti, bravissimo, bravissimo, Costanzelli, bravissimo a toccare il giusto per mettere fuori equilibrio Forti, che non ha potuto far altro che provare una preghiera per rimettere il pallone in campo. Ha guadagnato dunque questo possesso, bisogna andare a segnare veloce, si prende il di fondo per Sgoppa contro Enie, Sgoppa prova a entrare, due punti per Giorgio Sgoppa, e sono 17, era da tantissimo che non segnava Sgoppa. Venucci
Deve stare un po' calmo Venucci, nel senso che sicuramente la calma forte 5-3-5-9 6-27 su due di forti avevamo obiettivamente pochi dubbi. Venucci Gobba Fumagalli pronto Petrucci sul tubo del cambio fa un attacco di Costanzelli esce Zampi, entra Petrucci, già 5 falli per Faenza in 3 minuti e 10. Fallo di Rotondo! Sanzionato! No. Invece il fallo di Petrucci, chiedo venia perché ha commesso prima. Errore mio. Terzo fallo, secondo fallo dunque di Petrucci. Secondo sono 7 per lui, sono 4 il punto di vantaggio di Faenza. Fumagalli sbaglio di Forti, secondo Galli 5-40 Venuti Forti su di lui Costanzelli bella palla per Sgobba che però esce non si fida prova la tripla e niente va a rimbalzo 5-20 si è spenta la rechicca un pochino poi Sgobba lo mura come fosse l'Andrea Lucchetta dei giorni migliori grande gesto atletico e la palla torna nelle mani della Recchico adesso però ragazzi andiamo a mettere il pallone dentro il cesto intanto Sili va sul cubo del cambio giocherà ovviamente tutto per tutto e non si prova il capitano 5-5 6-2 questo è un canestro d'oro a 4-47 dalla fine 7 Recchico 6-2-5-5 nasce dall'ottima palla recuperata Breghi via di fondo scivola Breghi time out crema siamo alla 28esima giornata mi rendo conto di essere stato ripetitivo ma tutte le fortune della pallacanestro ma soprattutto di questa squadra nascono sempre dalla difesa bastano un paio di difese fatte bene e poi l'attacco di conseguenza gira è matematico davvero è quasi matematico interrompe il momento no Venucci con questo tiro questa tripla andiamo a vedere però cosa succede negli altri campi praticamente ha chiuso i conti Padova con Cremona più 23 al 35esimo
mentre è ritornata sotto Lecco 63-57 per Vicenza, più 6 a 4 dalla fine. Siamo le 134 persone che ci stanno seguendo su Facebook, ormai è una bellissima consuetudine. 4:30 alla fine, se ne vale. Venuti. L'hanno messa fuori per Fumagalli, prova la 3! 5-5, 6-5, più 10, si continua a declamare la tabellina del 3, 75-55 e si continua anche a vedere un Petrucci leonino. Per interrompere il gioco, più 10 Recchicco. Del parquet si può ricominciare. Fumagalli, tanto c'è Gioacchino Chiappelli che freme, vorrebbe entrare in campo anche lui, qui fuori, che sta fuori dal campo, che sta davvero facendo il tifoso con la certa parte in queste partite. Speriamo ovviamente di vederlo domenica contro l'Ecco. Veloce. Prova la tripla veloce di tabella, non va, è rimasto di un tono, 3:29 alla fine, ma ci sono 10 punti di vantaggio, forti, fuori per Cerniato, si prende la tripla, 20, che partita, Cerniato, poi bravo Fumagalli, la palla è Recchicco, eh sì, perché Fumagalli è andato a mandare il pallone contro il corpo di Rotondo. ...36:41 è stato in campo Toniato insieme a Denier, giocatori che hanno avuto il minutaggio maggiore tutta la partita, anche perché mancando 3:04 direi che sono praticamente stati sempre in campo. Gobba si dà alle pulizie. Presero 4 alla fine. Venuzzi, Fumagalli. Quindi già essere un possesso importante questo. Gioco a 2, Sgobba riprende il pallone. Gobba sul filo dei 24, 5, 8, 6, 7, sono 19.
9, poi Faenza recupera un altro pallone, palla 2, la Frezza. Vincere chi? Fare il nostro consueto giro negli altri campi. Vi ricordo intanto che le ultime gare della Recchicco, le ultime due partite di campionato, saranno entrambe al Palacattani, domenica 14 aprile alle 18 contro Lecco e sabato 20 aprile alle 20:30 contro Bernardo Fuori. Per la settimana successiva ci saranno i playout. Intanto Padova vince di 21 contro Cremona a 2-0-9 dalla fine, 5 invece di Vicenza in casa di Lecco a un minuto dalla fine. Ricordiamo che la vittoria di Faenza e la vittoria di Padova escluderebbero Cremona dalla lotta per il quarto posto, dopodiché sarebbe un testa a testa tra Faenza e Padova, con Faenza che dovrà arrivare avanti in Padova anche un calendario più abbordabile. Padova dovrà andare in casa di Orzinuovi, prima in classifica domenica prossima, e poi riceverà Cesena nell'ultima, che è richiesta prima in classifica. Fumagalli 2-34, Fumagalli, Cirimbani, Venucci, Petrucci, Sgobba, Venucci, Cirimbani, Petrucci, bravo a eludere, rotondo e a mettere due punti che sono un cioccolatino dolcissimo. 14 punti per Petrucci, più 11 a 2-10, a 2-10. Toniato perde palla, Cirimbani la recupera, un colpo al volto per Toniato. Problema niente di grave per Toniato, un colpo vicino all'occhio quando si hanno le lenti a contatto, davvero con un non nulla si spostano. Non decide chi, con 1.50 alla fine Venucci, rotondo, raddoppio su Venucci, altro rosso. Punti di vantaggio della Recchicco, un minuto e mezzo dalla fine. Cirimbani, la palla esce, punto 60-71, ora pressing di Crema, ma Cirimbani non si capisce con Petrucci, a
1.09, il tesoretto è ancora buono, il tesoretto è ancora buono perché mancano 65 secondi, non bisogna fare il piano dretto, infatti l'Orcino prova la tripla d'errore, Petrucci è il suo, andiamo a vedere. Oh, sesto rimbalzo secondo le statistiche, continuo a dire che c'è qualcosa che non quadra. Una galla. 40 secondi e vicina la Rechicco alla vittoria, prima vittoria crema della sua storia, Filippani scatole 24, ma attenzione perché sarebbe anche una bella vittoria anche dal lato statistico perché si chiuderebbe il girone d'andata con un 9 su 15 fuori casa, mai la Rechicco ha avuto questa striscia in Serie B, sbaglia forti, anzi no, la fortuna aiuta gli audaci. Come si dice, 6-3-7-1, 8 secondi, fallo antisportivo su Menucci. E allora, a 24 secondi. Segna veloce. Questo 2 è un ventello per Mattia. 6-3-7-3. Petrucci. 6-3-7-3. Si chiude qui dunque, 6-3-7-3, la Rechicco vince e chiude grande davvero questa partita, finisce qui dunque, da Luca del Favero è tutto, da Crema 7-3-6-3, alla prossima gara della Rechicco.